Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, vi ho parlato dei miei libri preferiti, dei miei film preferiti, delle mie serie TV preferite e dei miei attori preferiti e non potevo non parlarvi anche dei miei autori preferiti. Naturalmente sono quasi tutti fantasy, quasi. Partiamo appunto da quelli fantasy. Ovviamente al primo posto c'è J. Christophe. Ho letto La trilogia di Never, anche mi sono innamorata di J. Christophe, adesso devo recuperare anche gli altri libri. Partirò sicuramente dalla trilogia di Illumine, perché so che è già conclusa, e poi mi butterò su Aurora Rising, o comunque aspetterò che usciranno anche gli altri libri a seguito di Aurora Rising. Sta spopolando ultimamente, ne sento parlare sempre bene, però non so se vi possa piacere in realtà. Quindi J. Christophe al primo posto, poi abbiamo George Martin al secondo posto. Ho letto la saga di Game of Thrones e ammetto che Game of Thrones è molto pesante, non so come abbia fatto, perché George Martin ha uno stile di scrittura molto pesante, cioè ha la penna pesante. Poi vabbè, io mi sono incazzata da George Martin perché non finisce mai i suoi libri, cioè inizia, finisci, poi ne scrivi altri. Quindi soprattutto con Game of Thrones. Siamo fermi al quinto da quanti anni ormai, non lo so più, ho perso il conto. Poi abbiamo Rick Riordan. Di Rick Riordan ho letto le due saghe di Percy Jackson. Mi ricordo che mi divertivo sempre a leggere i libri di Rick Riordan, quindi vorrei comunque recuperare tutti quanti gli altri i suoi libri, in particolare i libri dove c'è il protagonista Magnus, perché io ho letto il primo libro e l'ho amato e mi fa sempre ridere. Nonostante il target sia basso, credo, per bambini e ragazzi di prima adolescenza, a me fa sempre ridere, perché sono molto affezionata, perché lo leggevo quando ero piccola, più piccola, nel senso 12-13 anni, e mi è piaciuto tanto, cioè in realtà me la sono portata fino a forse in seconda superiore e mi piaceva, ridevo sempre ed è molto molto leggero, quindi mi piace un sacco leggere Rick Riordan in confronto a George Martin, che io tipo no, cioè io il mio rapporto con George Martin è un po' amore e odio, invece con Rick Riordan è più un po' più di amicizia, ecco. Poi abbiamo due autori che non sono autori fantasy. Abbiamo prima di tutto Dan Brown, ho letto quasi tutto di Dan Brown, mi manca un libro solo, perché ho letto tutti i libri con Robert Langdon e Crypto, quindi me ne manca uno. E io tipo, cosa sto aspettando? La quarantena, cioè la fine della quarantena, anche se qualcuno mi ha deluso, ma proprio potentemente, quindi io non mi aspetto nient'altro da Dan Brown in realtà, cioè mi aspetto tutto e niente, perché in alcuni suoi libri mi ha deluso, ma una delusione che non lo so, mi aspettavo grandi cose, perché sono partita a bomba con Angeli e Demoni e il Codice da Vinci, quindi voglio dire, parto dal top per poi finire nella spazzatura. Però vabbè, di questo vi ho già parlato abbastanza perché ho fatto un video su Dan Brown, però ripeto, io voglio sicuramente recuperare l'ultimo libro, ormai me ne manca uno, e non mi aspetto più niente, cioè l'unica illusione che ho è che magari mi potrebbe piacere, cioè non facendomi prima delle pippe mentali, naturalmente mi illudo, tra virgolette, che mi potrebbe stupire, speriamo. L'ultimo è ovviamente Jeffrey Deaver. Di Jeffrey Deaver ho letto circa una decina di libri, sono pochi in confronto a quelli che lui ha scritto, però cioè il maestro del thriller secondo me, insieme a Stephen King. Stephen King non si abolisce mai, non si sostituisce, però secondo me Jeffrey Deaver ce l'ha lo stile per scrivere thriller, io cioè, lo adoro, forse un giorno riuscirò a fare un video su Jeffrey Deaver, forse un giorno lontano, quando avrò capito effettivamente chi è Jeffrey Deaver, perché con 10 libri, in confronto a quelli che ha scritto, non so niente. Quindi, cioè, sono partita con La figlia sbagliata, che non c'entra niente con tutti gli altri libri che ho letto di Jeffrey Deaver, perché ho letto solamente quelli con protagonisti Amelia Sachs e Lincoln Rhyme. Ho visto il film, naturalmente, che è stato tratto dal suo libro, forse quello più importante, quello che ha fatto più successo, Collezionista di ossa. Ho visto anche
anche la serie TV sul Colliso di Sei Ossa, quindi voglio dire è uno importante, no? Un libro importante che vi consiglio naturalmente io, cioè Jeffrey Deaver più di tutti gli altri per quanto riguarda le storie non fantasy. Bene, in realtà questo video è già finito, se vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri autori preferiti, che siano fantasy o thriller, qualsiasi altro autore. Se volete iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! We'll be right back.